Ragiona, amico mio, potrà sembrarti strano, ma ai tempi dell'impero, del grande Vespasiano, ritrovi quelle cose che inevitabilmente accadono anche adesso, inesorabilmente. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, partigiano, e tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà, e questo è il fiore. E allora capirai che non c'è via d'uscita, se vuoi dare un valore a tutta la tua vita, non dico che tu debba campare eroicamente, ma almeno rifiutare di vivere per niente.